messo un video ieri che è già stato visto da parecchie persone. Questo video dice come riconoscere gli Elohim. Come riconoscere gli Elohim. Ecco, allora, questo è un antico sumero. Guardate il cappello. Il cappello è un cappello un po', diciamo, esagerato. Potrebbe andare bene per una sfilata di carnevale a Rio de Janeiro, però no, c'ha proprio il cappello tutto, vabbè. Ecco, qui forse qui hanno un po' esagerato con le dimensioni del cranio degli Elohim. Però insomma rende abbastanza l'idea come sia allungato, come sia diciamo molto più lungo del cranio normale di noi terrestri, e questa è una loro caratteristica, loro sono molto alti, hanno questi crani allungati. Ecco qui di nuovo una rappresentazione di questi Elohim, che hanno questa strana fisionomia, molto umani, del tutto simili a noi, ma con un cranio evidentemente molto pronunciato. Ovviamente se girassero per strada sarebbero molto riconoscibili. Come vedete la loro fronte è un po' in risalto al cranio, è un po', diciamo, risaltata con il cranio proiettato all'indietro. Beh, verso l'alto, logicamente. Ecco, questi sono i teschi che sono stati trovati, che hanno portato a riprodurre, come vedete, hanno esattamente questa situazione qui, più risaltata in avanti, e poi questa lunghezza, questa altezza del cranio molto pronunciata. E qui un'altra prospettiva, questo è un cranio un pochino più piccolino, ma siamo sempre su quest'ossatura frontale fatta in una certa maniera, il cranio piuttosto pronunciato. Qui altri crani di questo stesso tipo, di questo stesso genere. Qui di nuovo una rappresentazione un po' esagerata, secondo me, ma evidentemente chi l'ha fatta voleva proprio attrarre l'attenzione su questa dimensione del cranio, su queste proporzioni diverse dai nostri crani. Qui invece abbiamo sempre i sumeri, questi sumeri, e abbiamo questi cappelli sumeri che ovviamente cosa coprono questi cappelli? Ma cosa coprono? Cioè, perché hanno bisogno di questi cappelli che poi sono scomodissimi, ma veramente scomodissimi? Che ci fanno? Questa è una rappresentazione del dio Enki. Vedete, questa sempre con questa rappresentazione di un cranio che va verso all'insù stilizzato. Ovviamente è tutto molto stilizzato qui, però siamo sempre sui grandi cappelli che coprono grandi crani. Anche qui stessa cosa. Stessa cosa, anche di Yahweh esiste una rappresentazione molto approssimativa e molto simile con queste proeminenze verso l'alto, eccetera, eccetera. Ovviamente Yahweh non voleva farsi raffigurare, ha proibito qualunque tipo di sua raffigurazione, e dopo aver capito la forma cranica degli Elohim, credo che possiamo anche capire il perché. Poi, sempre andando avanti, qui abbiamo i papi, questo è un papa del passato, ovviamente è un disegno, una pittura, e qui invece abbiamo Papa Giovanni, il famosissimo Papa Giovanni. Ovviamente lui non ha il cranio esageratamente grande. Però, nonostante tutto, usa questo cappello pesante, scomodo, veramente fastidioso da usare, ma lo usa perché così deve fare. Ecco, questo è un altro papa. Come vedete, la tradizione, cioè il vero cappello papale è questo, che poi tra l'altro ha tre corone, se vedete è fatto di tre corone. Cosa significano le tre corone? Io preferisco non dirlo.
Però io faccio presente, perché mi è stato detto anche molto intelligentemente che il cappello dei papi, l'altro tipo, quello aperto, tende a raffigurare il pesce, perché l'era dei pesci era l'era nel quale è nato Gesù. Va bene, possiamo anche prendere, diciamo, per buona questa spiegazione, ma in realtà quei cappelli aperti sono stati usati molto più tardi. Il vero cappello papale è questo che vedete adesso. Di nuovo qui la tradizione papale riporta sempre questi grandi cappelli altissimi dove i crani degli Elohim c'entrerebbero molto comodamente. Sono sempre rappresentati da tre corone, tre livelli. Poi ovviamente loro danno una spiegazione a queste tre corone, bla bla bla, però le spiegazioni che vengono date sono tutte spiegazioni per il popolo. E il discorso del simbolo del pesce, dell'era dei pesci, il simbolo del regno qua, regno là, regno su, no. Rifletteteci da soli, non voglio influenzare il vostro giudizio, la vostra opinione, anche perché io molto frequentemente vi chiedo di riflettere. Qui di nuovo ecco qua questo bel gran capoccione, lui ovviamente non ha il capoccione, ma questo cappello papale potrebbe albergare qualunque Elohim. Praticamente, se un Elohim volesse dirigere la Chiesa personalmente, potrebbe farlo molto comodamente e nessuno si accorgerebbe mai del gran capocciò. Ecco qua un'altra coincidenza. Sì, tutti i papi usano questo coso immenso, scomodissimo, che ovviamente hanno dei buoni motivi per usarlo. Perché, ripeto, se volesse venire un Elohim a governare direttamente la Chiesa, allora potrebbero farlo senza che nessuno osi sollevare il sospetto che siano alieni. Ecco qui sempre Papa Giovanni con questo gran cappellone scomodissimo, ma è il cappello ufficiale, questo è il vero cappello ufficiale. E qui di nuovo. Di nuovo con questo cappello ufficiale. E qui di nuovo, questo per esempio potrebbe andare bene per una sfilata di carnevale a Rio de Janeiro, per esempio, però cappello scomodissimo, vestito lussuoso, piume, tutto, eh. E vabbè, comunque il cappellone per i capoccioni c'è lo stesso, anche se lui il capoccione non ce l'ha. Ma ripeto, se un giorno, perché voi sapete che gli Elohim, quello che fanno gli Elohim è governare la Chiesa da dietro le quinte. Loro governano tutte le religioni da dietro le quinte. E la manifestazione più potente del governo Elohim è attraverso la Chiesa e quindi attraverso il Papa. Ed è per questo che se un Elohim volesse governare direttamente le religioni, si metterebbe seduto sul trono del Papa, ovviamente, con questo bel cappellone, e nessuno vedrebbe il suo gran capoccione. Ecco qui il Papa attuale, anche lui con questo bellissimo cappellone, che è il cappello ufficiale, che dà spazio all'enorme cranio degli Elohim, caso volessero mettersi a fare il Papa, ma non lo fanno, non si sporcano, loro fanno tutto da dietro le quinte. Con le tre corone che simbolizzano, non ve lo dico, pensateci voi. Ecco qui il cappello estivo, quando proprio sono stanchi, non ce la fanno più di portare quella chilata di roba sopra, e si rinfrescono un po' il cervelletto. Ecco, che se si dica che questo qui sì, simbolizzi il pesce, e vabbè, sì, il pesce, sì, vabbè, simbolizza il pesce fresco. Eccoci qua, di nuovo, il gran cappellone estivo, in modo che se il gran capoccione volesse girare senza riscaldarsi troppo il cranio, può usare questo modello Giuditta. Poi ecco qui, con l'occhietto birichino che dice, un giorno magari, il mio posto lo prenderà un vero Elohim.
Eccoci qui, portando a spasso il Gesù sconfitto, il Gesù martirizzato, torturato e trucidato, il vero grande trofeo degli Elohim. Di nuovo i gran capoccioni, perché con questi cappelli ovviamente non sono coincidenze, ma ve li immaginate? Ci avete mai pensato voi cosa significa mettere un copricapo così grosso di questo peso, quanto sia scomodo? Ecco qua il silorotto, guardate quanto è bello. Eccoci qui, di nuovo. Tutti così, sono tutti così. E qui noi abbiamo il nostro Papa che porta lui il trofeo degli Elohim, il trofeo di Yahweh, ovvero di Gesù, il Cristo sconfitto, trucidato, morto. E qui lo abbiamo in tutte le salse, il nostro Gesù sconfitto, trucidato, morto. Eccolo qui, e questo qui. È ciò che noi vediamo nelle chiese. E se non riusciamo a capire che questo è il trofeo della sconfitta di Gesù, voluta da Yahweh, perché avevano dei valori completamente opposti. Yahweh diceva: uccidi, massacra, conquista, sconfiggi, uccidi tutti, uomini, donne, bambini, e occhio per occhio, dente per dente. Gesù diceva tutta un'altra storia, diceva: no, ma no, ami il prossimo tuo, aiuta il prossimo tuo, dai da bere a chi ha sete, dai da mangiare a chi ha fame. Yahweh, no, dagli due belle coltellate, un bel colpo di spada di là, tagliali la testa e via. Quindi diciamo padre e figlio un cavolo. Gesù non è figlio di un Elohim, molto meno di Yahweh. Ecco qui il nostro simbolo del Gesù sconfitto, che tutti noi che abbiamo questo simbolo stiamo dando il nostro consenso agli Elohim. Bravi, bravi, l'avete ammazzato bene, complimenti. Fine della presentazione.